Non è che nella mia cantina ci sono dei ruoli ben divisi, non abbiamo il marketing manager, il manager degli acquisti e via dicendo, ognuno fa un po' di tutto. I meeting sono seduti al tavolo, a pranzo e a cena, mio papà lavora, mia mamma, io e mia sorella a partire da gennaio di quest'anno. L'obiettivo è quello di essere capace a gestire un'azienda, che è quello che fa mio papà da 40 anni, ovvero di saper mettere il naso un po' dappertutto, nella produzione, nell'agronomia, nella vendita, nel rapporto col personale, con tutti. A volte la gente sbaglia e legge il mio nome, gli americani lo leggono Gaja, oppure Gaja. Anche gli spagnoli, perché questa J un po' confonde. Invece è semplicissimo, si pronuncia Gaia. E il mio nome è ancora più semplice, perché il mio nome è Gaia Gaia. Mi chiamo di nome e di cognome, si pronuncia nello stesso modo. E siamo... La nostra storia è abbastanza particolare, perché noi siamo produttori del Piemonte. E siamo produttori ben conosciuti, ma siamo produttori di Barbaresco. E dico ma perché il vino bandiera del Piemonte è il Barolo, lo è sempre stato. In passato c'era anche una frase un po' di marketing intorno al Barolo, si diceva che il Barolo era il re dei vini o il vino dei re. E il Barbaresco, pur essendo una zona solo a 10 minuti di distanza da Barolo, Barbaresco era sempre nell'angolo, era considerata la varietà, la denominazione inferiore. E la mia famiglia è stata in grado, orgogliosa di provenire dal paese di Barbaresco, di trasformare quello che era uno svantaggio una volta in una grande opportunità e di far sì che il Barbaresco arrivasse a livello del Barolo. Ormai Barbaresco e Barolo sono equiparati, sono entrambi dei grandi vini, però non era così in passato. Per cui per far conoscere il Barbaresco, per uscire dal buio del Barbaresco non era tanto conosciuto, abbiamo dovuto fare forse degli sforzi maggiori rispetto a produttori che provenivano da delle zone ben più prestigiose. Se facciamo l'esempio con Bordeaux, che è una denominazione importantissima, se tu sei un produttore di Bordeaux, già Bordeaux dà molto prestigio al tuo vino, c'è un'immagine che è riflessa nel tuo vino. In passato, se tu eri un produttore di Barbaresco, quasi la toglieva quell'immagine, perché c'era il Barolo, il Barbaresco era qualcosa di meno. Quindi la mia famiglia ha dovuto sviluppare molto la produzione per far sì che uscissimo da questo anonimato. E ci sono state delle decisioni che abbiamo preso, che sono state importanti, che sono dietro al successo di Gaia. Prima di tutto la decisione di non comprare uva, non comprare vino. Mio nonno comprava un pochettino di uve nella zona di Barolo, perché fare il Barolo era una vendita semplice. Nel 61 decidiamo di non comprare più uva, anche se questo voleva dire non produrre più il Barolo, che era il vino che si vendeva con più facilità, e siamo diventati completamente azienda che produce dai nostri vigneti, per avere un controllo totale. Negli anni 60 l'uso prodotti chimici non si poteva controllare, venivano molto usati. Quindi per avere più controllo della produzione siamo diventati totalmente un'azienda che lavora con i propri vigneti. Un'altra decisione molto forte, che era quella di mio nonno, è stata la decisione di smettere la produzione delle cattive annate. Il vino è sbagliato pensare, è molto arrogante per un produttore pensare che tutti gli anni può fare un grande vino, perché non è come produrre un vestito. Il vino è un prodotto che è legato con l'agricoltura, quindi sei tu, ma è anche tanto il clima. E purtroppo ci sono delle annate negative dove anche se tu fai tutti gli sforzi possibili per produrre qualcosa di qualità, non viene la qualità, perché l'annata è negativa. Allora nel 1946, come è stata la prima annata in cui mio nonno, invece di rilasciare il vino sul mercato, perché la qualità era media, ha deciso di vendere tutto sfuso a dei negozianti che hanno comprato tutta la nostra produzione, e del 46 non è uscita neanche una bottiglia di Gaia, con dei costi folli, perché vuol dire che tutto il lavoro che hai impiegato lavorando in campagna durante tutto l'anno non porta nessun frutto. Quando tu vendi un vino sfuso non lo vendi al prezzo di Gaia, ma lo vendi a un prezzo di mercato che è un prezzo bassissimo. E così siamo andati avanti, non trovi nessun vino di Gaia nel 72, nell'80, nell'84, 92. La cantina produce 13 vini, in questi anni proprio nulla è stato prodotto, completamente. 100 ettari, che è la nostra proprietà totale, che non hanno prodotto, hanno prodotto ma hanno venduto sfuso. E poi ci sono tante annate dove magari
magari alcuni vini non vengono prodotti ed altri sì, però è un sacrificio forte, che ad alcuni può sembrare anche un sacrificio esagerato, perché se tu guardi i vini di Bordeaux, quando hai un'annata fenomenale come il 2005 i prezzi salgono, quando hai un'annata negativa invece i prezzi si abbassano moderatamente rispetto alla qualità dell'annata. Invece la nostra decisione è più drastica, di non uscire coi vini nelle annate negative. Perché? Perché abbiamo dovuto lavorare molto di più per poter uscire dall'oscuro, per farci conoscere, abbiamo dovuto lavorare sulla garanzia di qualità e di consistenza di Gaia. Se tu guardi l'etichetta racconta un po' questa storia, perché è un'etichetta dove il nome Gaia è in cima, e poi c'è scritto Barbaresco e l'annata, il 2006, e questa etichetta abbiamo iniziato a usarla negli anni, così esattamente come la vedi, negli anni 70, però in passato, nel 1800, utilizzavamo un'etichetta tipica, che era un'etichetta piena di medaglie, piena di scritte, ho vinto questo premio, quest'altro premio, poi c'era scritto grande Barbaresco e Gaia. Nel 1937 mio nonno è passato a un'etichetta che aveva questo concetto, anche se aveva colori diversi, dove è diventato Gaia Barbaresco. E perché il nome Gaia? Perché quando lui andava nei ristoranti e promuoveva il suo Barbaresco, la gente gli diceva, e non era timido coi prezzi, perché sapeva la qualità che c'era in quella bottiglia, il ristoratore diceva, e perché dovrei comprare questo vino che non è neanche un Barolo, è un Barbaresco? E mio nonno si infuriava, diceva, ma no, ma tu hai un'immagine sbagliata del Barbaresco, è un grande il Barbaresco, il mio è diverso da quello che ti immagini tu, questo è un Barbaresco Gaia. Quindi ha dovuto lavorare sulla consistenza della qualità e sull'immagine di Gaia. E questo è assolutamente il nostro vino bardiera, per cui abbiamo lavorato tanto e di cui siamo molto, molto fieri. È un vino che è prodotto con Nebbiolo, e il Nebbiolo è una delle varietà più nobili che ci siano al mondo. Produce dei vini di grandissima eleganza e di grandissima longevità. Dire eleganza è difficile da spiegare, è talmente astratto il concetto di eleganza, anche quando leggiamo i giornalisti, quando descrivono il vino, se facciamo attenzione ci sono molti più termini per descrivere l'opulenza che non l'eleganza. E allora quando si parla di vini opulenti si dice blockbuster, vini pieni di corpo. Invece quando bisogna descrivere l'eleganza è difficile, non ci sono veramente termini per descriverlo. Io credo che il Barbaresco e il Nebbiolo come varietà può produrre dei vini di grande eleganza, nel senso che sono vini, non vuol dire che sono deboli, sono dei vini di grande potenza, sono vini che possono invecchiare per tantissimi anni, in una grande annata possono invecchiare più di 50 anni, però non sono mai dei vini che strillano, che urlano dentro il bicchiere, che cercano di farsi notare, sono sempre molto delicati e sono dei vini cangianti, che cambiano sempre. Magari a me non piace decantare i vini, mi piace aprire la bottiglia e servirla nel bicchiere. Magari il vino non esprime nessun aroma, è molto chiuso, non importa, lo lascio nel bicchiere, lascio che si apra, aspetto quei 10-15 minuti, quando finalmente è un'emozione vedere il vino che si sveglia. E questo è soprattutto il Barbaresco, è un vino che nel bicchiere cambia infinite volte, magari parte chiuso, però è un continuo cambiamento, e quando gli altri vini smettono di esprimersi e rimangono piatti, il Barbaresco va avanti regalando delle grandissime emozioni.